Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo ancora di videosorveglianza e ancora del marchio che ritengo uno dei migliori attualmente sul mercato nei prodotti low cost, che è la EZ Biz. Questa volta, dopo aver parlato di lei, la videocamera di sorveglianza che ho portato qualche video fa, fantastica per durata della batteria, resistenza alle intemperie, cioè veramente un prodotto super che registra colori anche al buio, oggi parliamo di un prodotto che ovviamente non è un prodotto uguale a quello o simile a quello, un prodotto diverso che viene utilizzato e si può utilizzare in altre situazioni, perché è un prodotto molto più, se vogliamo, completo. Perché ragazzi, lo vedete già anche la dimensione della scatola, è sì una videocamera di sorveglianza che è in grado di registrare anche lei a colori, ma è anche una lampada da esterno, nel senso che è una luce che possiamo mettere sulla parete della casa all'esterno, o su, che ne so, all'ingresso, una luce che arriva fino a 700 lumen, quindi una luce che illumina tantissimo, ovviamente a differenza di quello che è lei o delle solite, diciamo, videocamere di sorveglianza che siamo abituati a vedere, non ha le batterie. Questa va alimentata con la corrente, praticamente come se noi dovessimo mettere una luce esterna sulla parete di casa nostra, anziché mettere una luce esterna andiamo a mettere lei, che oltre a essere appunto una luce esterna è anche una videocamera di sorveglianza. Quindi abbiamo un prodotto, se vogliamo, due in uno. Vi lascio il link in descrizione di Amazon, perché il bello della EZ Biz che lo possiamo acquistare direttamente su Amazon con tutte le garanzie e le sicurezze che conosciamo delle spedizioni di Amazon. Un'altra cosa che volevo dirvi è che la videocamera qua sotto, come vi ho detto, registra colori in 2K, ha 32 giga di memoria inclusi, come aveva, o meglio come ha anche lei. Poi abbiamo la possibilità di usarlo come citofono, perché può rimanere sempre attivo il microfono, quindi la possibilità, se dovessimo metterla all'ingresso di casa nostra, di avere la possibilità di comunicare tramite lo smartphone, tramite l'applicazione EZ Biz, che è la stessa ovviamente di questa, poi tra poco la guardiamo, la possibilità di comunicare in maniera live, diretta con chi è all'ingresso di casa nostra. Quindi c'è anche questa possibilità. Poi c'è la possibilità che lei rileva anche la figura, come fa lei, quindi rileva la figura umana, ci arriva l'avviso di avere rilevato una figura umana, quindi capisce il tipo di soggetto che ha di fronte a lei, quindi veramente incredibile. E poi è IP65, quindi anche lei ovviamente può stare tranquillamente alle intemperie, neve, freddo, acqua, quindi di tutto di più. Però adesso direi di non perdere altro tempo e andiamo a guardare da vicino com'è questa EZ Biz LC3. Andiamo a aprire la confezione. Adesso EZ Biz fa queste confezioni davvero ben fatte. Ora, questa videocamera con luce integrata, ragazzi, guardate che bella che è. Come vi dicevo, è un prodotto che è 2 in 1, quindi anche il prezzo ovviamente non è paragonabile a una cosa del genere. Costa un pochino di più, ma perché abbiamo sia una luce da esterno che una videocamera di sorveglianza. E si capisce anche dal prodotto che qua è fatto di metallo, quindi non è di plastica questa parte. Poi la cantoniamo un attimo. Nella confezione troviamo, c'è davvero poco nella confezione perché poi è tutto lei, è già tutto in uno, come vi ho detto. Allora, abbiamo i Fisher per andare a fissarla, poi vi faccio vedere com'è la parte dietro di fissaggio. Abbiamo una dima per andare a segnare i fori di fissaggio nel muro quando andiamo a segnare, prima di andare a bucare, per mettere i Fisher. E qua abbiamo il manuale di istruzioni, veramente semplice, tra cui ovviamente abbiamo anche l'italiano, ed è una cosa sempre utile. Allora, nella confezione, come vi ho detto, abbiamo queste cose. Adesso andiamo a vedere lei. Allora, la videocamera è qua sotto, ragazzi, guardate che videocamera importante che abbiamo. Come vi ho detto, è in grado di farci vedere a colori anche al buio, perché comunque ovviamente quando la videocamera parte abbiamo anche la luce qua sopra, che poi la luce qua sopra possiamo utilizzarla ovviamente anche solo come luce, però ovviamente insieme ci danno la possibilità di vedere a colori anche al buio. Per andare a fissarle è davvero semplice, basta andare a togliere questa vite qua sopra. Ok, la vite qua sopra, ragazzi, ha sotto un gommino di 1R di gomma, per intenderci, per andare a sigillare quando piove. Quindi vedete che abbiamo questo piccolo 1R di gomma. Una volta che l'abbiamo allentata, ecco che esce, diciamo, la parte posteriore. Questa parte è quella che noi andremo a fissare, quindi con la dima andremo a segnare i buchi di fissaggio nel muro, e questa sarà sempre fissata al muro, perché lei andrà a fare i contatti tramite questi
tre pin che vanno a, diciamo, collegarsi ai morsetti dove abbiamo collegato i fili di alimentazione. Quindi questa parte è sempre possibile andare a rimuoverla, mentre questa rimane fissata al muro. E anche questa, secondo me, è davvero geniale come, diciamo, sistema di aggancio. Qua abbiamo il gommino dove fare entrare il cavo di alimentazione, quindi vado a spostare un attimo questa e andiamo a fare il cablaggio. Allora prendiamo le forbici e andiamo a fare un foro. Facciamo un foro piccolo, ok, non esageriamo troppo nel farlo troppo grande, perché comunque questo gommino dietro deve andare a sigillare. Quindi a questo punto andiamo ad inserire il cavo di alimentazione. Una volta inserito il cavo, non ci resta che andare a fissare i due cavi che alimentano, poi andiamo a mettere ovviamente anche quello della massa a terra, che è quello centrale, che è quello di solito, in questo caso si vede poco ma è giallo verde per chi non lo sapesse. Perfetto, abbiamo fissato i tre cavi. A questo punto non ci resta che andare a fissare la base. Ovviamente adesso, per farvi vedere com'è il procedimento, come funziona il tutto, vado a fissarla qua. Qua dietro abbiamo tutta la guarnizione di gomma, che ovviamente serve sempre per sigillare tutto e farla diventare IP65. A questo punto vado ad inserirla. Perfetto, adesso vado a avvitare la vite. Mi raccomando, la vite stringetela bene, perché comunque c'ha sotto il gommino, quindi va stretta fino in fondo, non stretta troppo altrimenti rompete il gommino, ma comunque va stretta che il gommino vada a sigillare per non far entrare acqua ed umidità. Perfetto, la lampada è montata, quindi non ci resta che andare ad alimentarla. Vado a inserire la spina di alimentazione e voilà, lei si è accesa, quindi è già pronta per essere utilizzata. Adesso inizia a parlarci, come faceva ovviamente anche lei, ma come fanno tutte le Z-Viz, cioè c'è una voce elettronica che ci parla e ci dice cosa fare. Quindi non ci resta che aprire l'applicazione EZ-Viz, che è disponibile sia per iOS che per Android. Una volta aperta non ci resta che andare a fare su più e andare a selezionare telecamere e andare ad inquadrare il QR code che abbiamo qua da parte alla videocamera. Perfetto, e vedete che lei ha già rilevato che dispositivo vogliamo installare. Quindi facciamo avanti, qui facciamo avvia, lei andrà a configurarsi con quello che è il nostro router, quindi la nostra rete domestica. Facciamo avanti, quindi ancora avanti. Perfetto, e aspettiamo che finisca il processo di configurazione. A questo punto vedete, scegli ambiente, facciamo ufficio, giusto per prova, poi dopo vedete che ha ancora parlato, quindi facciamo fine, configurazione in corso, aspettiamo che il dispositivo si configuri. Adesso aspettiamo che arrivi al 100%, ok, arrivato alla fine, a questo punto facciamo avanti. Perfetto, adesso abbiamo le due videocamere, cioè sia lei che in un'unica applicazione, quindi possiamo avere tante videocamere connesse e tutte gestibili da un'unica applicazione. Io adesso vado a cliccarci sopra, ed eccola qua. Vedete che lei mi sta inquadrando, vado a disabilitare l'audio. Allora posso uscire da questa inquadratura e tornare a quella principale, posso andare a vedere l'altra videocamera, cioè questa. Quindi vado a cliccarci sopra ed ecco qua che la videocamera rileva la mia mano. Quindi in questo momento è lei quella che sta rilevando e stiamo visionando. A questo punto ritorniamo però in lei, perché è lei quella di cui dobbiamo parlare oggi. Allora, nelle impostazioni possiamo fare davvero di tutto, quindi impostazione luci, perché appunto una parte importante di questa lampada con videocamera e sorveglianza appunto è la luce. Possiamo regolare la luminosità, che ovviamente è importante, possiamo illuminazione programmata, andare a decidere a che ora si accendano e si spengano queste luci, quindi se ne dovessimo avere più di una possiamo programmarle, farle accendere tutte allo stesso orario, a orari diversi, farle spegnere all'orario che vogliamo, quindi questa luce avrà un'illuminazione programmata ed è comodissimo ovviamente andare a programmare, vedete, aggiungere fascia oraria, ok, il giorno, l'orario, quindi tutto veramente semplice da impostare. Quindi qua usciamo, poi con le versioni abilitate le luci della telecamera si accendono in caso di rilevamento di persona durante la notte. Cosa vuol dire? Che se per
per dire, non gli abbiamo dato di stare accese tutta la notte, perché non ci interessano che stiano accese tutta la notte nella situazione in cui le andiamo a montare, comunque lei si accenderà di notte se la videocamera comunque rileva un movimento. Poi abbiamo tutte le solite impostazioni che siamo abituati ad avere anche con lei, ma come con tutte le altre videocamere e Z-Viz. Poi ovviamente qualche funzione cambia in base ovviamente al tipo di videocamera che è, ma le cose basi rimangono più o meno quelle, quindi qualsiasi possibilità di programmazione, tantissime cose possiamo andare a decidere e modificare. L'audio, vedete, possiamo attivarlo o disattivarlo, che è quello che vi dicevo prima. Se lo lasciamo attivo parlando alla videocamera, sentiamo direttamente nello smartphone in maniera live, sempre in qualsiasi momento, senza che facciamo niente. Poi possiamo andare a selezionare, vedete, i vari led di stato, le luci R, i led ovviamente sono questi qua che vediamo qua, che possiamo andare a spegnere se non vogliamo vederli accesi. Le luci R sono appunto quelle infrarossi che ci permettono di vedere se vogliamo vedere al buio senza la luce. Ovviamente vedremo in bianco e nero, come siamo abituati a vedere con le videocamere di sorveglianza al buio, in quel caso però potremo comunque vedere se non vogliamo far accendere la luce di illuminazione. Poi abbiamo la possibilità di notifiche allarme. Cosa vuol dire? Quindi tutte le notifiche che ci arrivano direttamente nello smartphone con persona rilevata, perché come vi ho detto all'inizio video, questa rileva anche proprio la tipologia di soggetto rilevato, quindi se rileva una persona ci arriverà la notifica, che io adesso vado ad attivare così vi faccio vedere. Cosa vuol dire? Che ci arriva la notifica live nel nostro smartphone, e questa davvero è una cosa super interessante, che poi abbiamo ovviamente con tutte le videocamere di sorveglianza, però qua abbiamo in più il rilevamento proprio del tipo di soggetto. Poi abbiamo, vedete, il rilevamento figura umana che lascio attivato, lei adesso mi ha rilevato e vedete che è già arrivata la notifica figura umana rilevata, ed è questa davvero super interessante. Possiamo ovviamente anche pianificare o meno le varie orari in cui vogliamo che ci arrivino le notifiche o meno, perché comunque se lei rileva determinate figure durante il giorno, sappiamo che siamo noi o è comunque qualcuno della nostra famiglia che la fa scattare, è inutile avere le notifiche attivate, per esempio. Poi area di rilevamento, possiamo andare a selezionare con il dito l'area che vogliamo che lei rilevi, quindi al di fuori di quell'area che noi andiamo a selezionare con il dito, vedete, cioè io faccio così, solo quest'area sarà quella rilevata da lei, al di fuori di quell'area lei non rileva, quindi non fa scattare nessun allarme. Adesso ovviamente continua a farmi scattare gli allarmi perché mi continua a vedere, quindi vado a disabilitare le notifiche, altrimenti continuano a uscire. Poi abbiamo la modalità sospensione. Che cosa vuol dire modalità sospensione? Vuol dire che andiamo a disattivare il monitoraggio della videocamera, quindi con un clic possiamo andare a disabilitare o meno la videocamera di sorveglianza. Poi una cosa che volevo farvi vedere nelle impostazioni è anche la possibilità che abbiamo di andare a modificare la tipologia di avviso fatto dalla videocamera di sorveglianza. Quindi se noi entriamo sempre in notifiche allarme, qua sotto vedete che ci abbiamo selezionare la modalità, possiamo selezionare che tipo di avviso vogliamo che faccia la videocamera, quindi se vogliamo un avviso sonoro, quindi con la sirena, adesso lo vado ad abilitare così poi capite cosa vuol dire con la sirena, o se no, se invece vogliamo solo la luce, vedete che sotto c'è attiva la luce, se no altrimenti la luce la possiamo disattivare e lasciare attivato solo la sirena, o attivare tutto o lasciare solo la luce e andare a mettere modalità silenziosa, quindi avremo solo la luce senza la sirena e via dicendo. E in più ovviamente poi avremo la notifica nello smartphone. Quindi adesso faremo la prova di lei attivando la sirena, attivando la luce di avviso, in questo caso non la luce di illuminazione, perché abbiamo l'illuminazione attiva intorno a casa nostra, no, in questo caso faremo proprio la prova di buio, io che arrivo, lei che mi rileva, quindi si accende la luce e suona la sirena. Ma per fare tutto questo ovviamente mi devo spostare da qua, altrimenti lei mi continua a rilevare, continua a far suonare, mi arriva la notifica e tutto questo. Quindi cosa facciamo? Spengo la luce, esco, attivo tutte le funzioni, entro e vediamo se mi arriva la notifica, se lei mi rileva innanzitutto, quindi arriva la notifica, si accende la lampada e suona la sirena. Quindi adesso facciamo questo piccolo test. Perfetto, avete visto?
suonata la sirena, si è accesa la luce ed è arrivata la notifica nello smartphone. Direi che ha funzionato tutto in maniera perfetta. Ovviamente, aspettate che disabilito questa cosa, se no non ne usciamo più. Disabilitato l'allarme, almeno non continua a suonare. Avete visto che ovviamente all'inizio era in bianco e nero, perché comunque avevo la luce spenta, cioè nel caso ci fosse stata la luce accesa sempre sarebbe stato a colori, invece all'inizio era in bianco e nero, poi quando è suonato l'allarme si è visto a colori, perché comunque questa luce fa talmente tanta luce che gli permette alla telecamera di inquadrare a colori. Anche il dettaglio, cioè guardate adesso, sono in una stanza completamente buia, l'unica luce è fatta da lei, e guardate la qualità video che vedete nel mio smartphone, cioè veramente incredibile che qualità di dettaglio che abbiamo come risoluzione avendo solo questa luce che sta illuminando l'area. È davvero impressionante quanta qualità abbiamo dal punto di vista video. Vado ad accendere tutte le altre luci. Quindi ragazzi, è una videocamera di sorveglianza davvero incredibile, soprattutto perché abbiamo comunque una luce da esterno che siamo in quelle luci, ma soprattutto perché è anche una luce da esterno che nel caso della mia prova attuale si è attivata solo quando ha rilevato un soggetto, cioè io, perché io vi ricordo che questa videocamera è in grado di rilevare il tipo di soggetto, quindi nel caso abilitiate la funzione riconosci soggetto, lei suona solo se vede una figura umana, quindi se avete un cane, un gatto, una pianta che si muove, in quel caso lei non suona neanche se vede un cane, perché comunque capisce che non è una persona. Mentre se volete farla suonare con qualsiasi cosa, disabilitate quella funzione e suona con qualsiasi tipo di movimento. Quindi ragazzi, cosa dire, secondo me è una videocamera di sorveglianza incredibile, link di Amazon in descrizione, soprattutto perché qualità visiva incredibile, lei è in grado di avere 140 gradi di angolo di visione, ovviamente questa parte non è mobile, nel senso che non si ruota, i 140 gradi li ha fissi lei come obiettivo, noi possiamo solo regolare manualmente verso l'alto o verso il basso in base a dove posizioniamo la videocamera e regoliamo quello che preferiamo come inquadratura e fine, perché poi comunque lei ha davvero un'inquadratura davvero davvero molto molto ampia. Quindi ragazzi, spero che questa lampada da esterno e videocamera di sorveglianza della EZ-Viz LC3 vi sia piaciuta, perché comunque è davvero un prodotto incredibile, cioè mettere questa videocamera con questa lampada di illuminazione intorno a casa nostra, dove siamo abituati a mettere le solite lampade, mettere queste tipo nelle quattro pareti di casa nostra, o tre pareti, o due pareti, o sei pareti, mettere queste lampade davvero potrebbe rendere la casa super sicura e comunque avere la casa illuminata, perché comunque anche il design secondo me è molto bello, semplice, pulito, quindi abbiamo sia illuminazione che sicurezza, e soprattutto tramite l'app EZ-Viz avete visto tanta semplicità di utilizzo e tanta qualità dal punto di vista delle immagini con questa videocamera di sorveglianza. Quindi ragazzi, se tutto questo mio video, questa mia recensione vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler, voli in FPV, tantissime cose arrivano lì, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telecom Offerte per sostenere questo canale, per avere gli sconti magari anche di questa EZ-Viz LC3 o anche di altri prodotti della EZ-Viz o di qualsiasi altro prodotto pubblico lì su Amazon, e soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!